Bene, buongiorno a tutti. La lezione di oggi riguarda, almeno la prima parte, la determinazione dell'espressione algebrica della curva di Biella di un quadrilatero articolato. Abbiamo parlato nelle lezioni scorse di diversi meccanismi tramite i quali riusciamo ad ottenere una traiettoria rettilinea esatta o approssimata, ed in particolare abbiamo parlato di diversi quadrilateri articolati, quale il quadrilatero di Chebyshev, il quadrilatero di Evans, il quadrilatero di Roberts, mediante i quali riusciamo ad ottenere delle traiettorie rettilinee con una buona approssimazione e con una corsa sufficientemente lunga, utile in diverse applicazioni pratiche. Bene, ora vogliamo andare un po' più nel dettaglio, nella teoria, nel trovare, ripeto, l'espressione algebrica della curva di Biella. In più di un'occasione abbiamo anticipato che si tratta di una curva algebrica di sesto grado e che pertanto l'approssimazione di un tratto rettilineo è chiaramente limitato dalle proprietà dell'algebra e quindi dalla possibilità massima di avere sei punti di intersezione, essendo la curva algebrica di Biella una curva di sesto grado. Bene, allora cominciamo a fare questo schema che riguarda per l'appunto un quadrilatero articolato. Quindi abbiamo un quadrilatero articolato a 0A, B0, scegliamo un sistema di riferimento OXY con O coincidente con la cerniera fissa A con 0 e andiamo a considerare un generico punto di Biella. Va bene? Generico punto di Biella, lo mettiamo qui, quindi abbiamo questo punto M che ha coordinate XY in questo sistema di riferimento. Punto generico M di coordinate XY. Bene, come sappiamo il punto A è vincolato a seguire questa traiettoria circolare di centro a zero, analogamente il punto B è vincolato a seguire quest'altra traiettoria circolare di centro B0. Bene, allora supponiamo che il link a 0A abbia una lunghezza A, il link B0B una lunghezza B, AB una lunghezza C e il telaio, ossia la distanza A0B0, sia uguale a B. Introduciamo ancora le lunghezze AM, E ed F che corrisponde alla lunghezza del lato BM del triangolo di Biella ABM. Abbiamo ancora bisogno di individuare degli angoli che fanno riferimento alla particolare configurazione, diciamo configurazione generica del quadrilatero articolato. Quindi abbiamo un angolo orientato φ, un angolo orientato ψ, chiaramente il meccanismo ad un grado di libertà, per cui abbiamo un solo parametro libero, tutti gli altri naturalmente possono essere espressi in funzione del primo. Per quanto riguarda la biella, abbiamo questo angolo orientato θ,
E poi abbiamo gli angoli fissi che caratterizzano il triangolo di biella ABM. Individuiamo questo con alfa, quest'altro angolo con beta e quest'altro angolo con gamma, che sono degli angoli costanti, essendo quella lamina triangolare un corpo rigido, naturalmente, a differenza degli angoli phi, theta e psi, che dipendono dalla configurazione del quadrilatero. Bene, allora noi possiamo scrivere queste, da prima, queste relazioni vettoriali che fanno riferimento alla posizione del punto M nel piano cartesiano OXY, e possiamo dire che a 0M come vettore posizione può essere inteso come la somma di A0A più AM, e da questa relazione vettoriale possiamo esplicitare A0A che è uguale ad A0M meno AM. Se questa relazione vettoriale la trasformiamo in cartesiana con riferimento al sistema scelto, A0A corrisponde alla scissa del punto A, quindi in sostanza sarebbe questa, la x con A, che è uguale a 0m, che è uguale ad A0m, che rappresenta la x del generico punto di biella, meno AM, ma AM è uguale ad E per il coseno della somma di questi due angoli, cioè coseno di teta più alfa. Analogamente la y con A è uguale ad una y, quindi l'ordinata del punto M, meno E per il seno di teta più alfa. Va bene? In maniera analoga noi possiamo scrivere quest'altra relazione e dire che A0M, quindi lo stesso vettore posizione del punto di biella M, possiamo esprimerlo chiamando in causa il punto B, e quindi possiamo scrivere che A0M è uguale ad A0B più BM. Ci conviene, come fatto prima, esplicitare A0B è uguale a A0M meno BM, e anche in questo caso trasformiamo questa relazione vettoriale in due relazioni scalari nel piano OXY. Quindi A0B corrisponde al vettore posizione del punto B, e quindi otteniamo x con B che è uguale ad A0M, che è rappresentato dalla x, meno BM, ma BM lo posso esprimere come F, in quanto F è la lunghezza del segmento BM, e poi devo fare alcune considerazioni in merito all'angolo orientato
in senso antiorario, quindi positivo, con la regola della mano destra, e questo angolo in effetti è uguale a teta se traccio una parallela per B ad AM. Naturalmente questo angolo sarà uguale ad alfa, e poiché per costruzione questa è parallela a questa, qui ho degli angoli alterni interni e questa è gamma. Morale della favola è che tutto questo angolo è uguale a teta più alfa più gamma, e quindi qui scrivo F coseno di teta più alfa più gamma. Definito l'angolo, posso esplicitare anche l'ordinata del punto B. Questo è uguale ad Y meno F per il seno di teta più alfa più gamma. Okay. Quindi abbiamo le coordinate cartesiane del punto A, le coordinate cartesiane del punto B, che come vedete sono espresse in funzione delle coordinate XY del punto di BL del quale vogliamo trovare l'equazione algebrica della sua traiettoria, ok? Benissimo, allora andiamo avanti e possiamo fare le seguenti considerazioni. Come detto prima, siccome il punto A è vincolato a ruotare intorno da zero fisso, traccerà una traiettoria circolare, quindi è una circonferenza di centro a zero. In quanto tale posso scrivere che x con a al quadrato più y con a al quadrato è uguale al raggio, ma il raggio è uguale ad a al quadrato, va bene? Quindi è l'equazione della circonferenza in forma canonica. Analogamente il punto B è vincolato a ruotare intorno a quest'altro punto fisso, e quindi anch'esso traccia, come detto prima, una circonferenza centro B0. Quindi qual è l'equazione di questa circonferenza? L'unica differenza è che praticamente il centro della circonferenza prima coincideva con l'origine, adesso è traslato nel punto B0, e quindi possiamo scrivere che x con b meno b al quadrato più y con b al quadrato è uguale al raggio di questa seconda circonferenza al quadrato, cioè b quadro. Quindi posso scrivere quest'altra equazione, quindi equazione della traiettoria di A, equazione della traiettoria di B rispetto al sistema cartesiano che abbiamo scelto. Bene, alla luce di questo discorso andiamo avanti con gli sviluppi, e non dobbiamo fare altro in questa prima fase che sostituire queste coordinate all'interno di queste due equazioni, perché ovviamente x a, y con a devono soddisfare l'equazione della traiettoria di A, che è una circonferenza. Le coordinate x, p, y, b devono soddisfare l'equazione di quest'altra traiettoria, che è ancora una circonferenza. Quindi dobbiamo sostituire. Ok, quindi abbiamo x meno e coseno di teta più alfa al quadrato più y meno e seno di teta più alfa al quadrato, che è uguale ad a quadro.
Analogamente, per la seconda andiamo a sostituire e quindi abbiamo x meno f coseno theta più alfa più gamma meno d elevato al quadrato più la y con b al quadrato, quindi più y meno f seno di teta più alfa più gamma al quadrato uguale a b quadro. E ora andiamo a sviluppare questi passaggi, ripeto, con l'obiettivo di arrivare all'equazione algebrica della curva di Biella del generico punto A. Allora, ragioniamo sulla prima, quindi abbiamo x quadro più e quadro cosen quadro delta più alfa meno 2ex coseno theta più alfa più y quadro più e quadro sen quadro theta più alfa meno 2ey seno di theta più alfa, la quadro lo portiamo al primo membro, uguale a 0. Questa è la prima equazione. Bene, questa equazione possiamo già raggruppare dei termini che ci tornano utili nel seguito, quindi andiamo a raggruppare i termini dove non ci sono le parti trigonometriche, quindi abbiamo un x quadro, y quadro, a quadro e come vedete possiamo anche tener conto di questi due termini. Se andiamo a mettere in evidenza un e quadro abbiamo sen quadro cos quadro che è uguale a 1, quindi possiamo scrivere convenientemente x quadro più y quadro più e quadro meno a quadro meno 2 e x coseno di theta più alfa meno 2 e y seno di theta più alfa, questo è uguale a 0. Bene, questo termine lo poniamo uguale ad m, lo indichiamo con m, questo termine e x lo poniamo uguale ad a, il termine e y lo poniamo uguale a b. Va bene? E teniamo a mente questa equazione, ok? Metto in evidenza con questo asterisco e passiamo ora a sviluppare la seconda equazione, vale a dire questa. Bene, quindi mi sposto di qua, sto sviluppando la seconda equazione, mentre questa è lo sviluppo della prima equazione. Sto facendo ora riferimento a questa. Nello sviluppo di questo quadrato mi conviene raggruppare x meno d
e quindi posso scrivere quanto segue. Allora, x meno d al quadrato più f quadro cosen quadro teta più alfa più gamma meno 2 x meno d coseno di teta più alfa più gamma. Questo è il quadrato del primo termine. Proseguiamo con il quadrato del secondo e quindi abbiamo un y quadro più f quadro sen quadro teta più alfa più gamma meno 2fy seno teta più alfa più gamma meno b quadro uguale a 0. Bene, allora anche qui possiamo, sulla falsa riga di quanto fatto prima, raggruppare dei termini in cui non compaiono i termini trigonometrici. Allora, andiamo a vedere. Quindi posso scrivere x meno d al quadrato, che è questo termine, poi ho un y quadro, un y quadro analogamente a quanto fatto prima, qui ho un f quadro cos quadro di teta alfa gamma, ma abbiamo anche un f quadro sen quadro di teta alfa gamma, quindi anche qui rimane soltanto f quadro meno b quadro, e questo è un termine che andiamo a raggruppare in questo modo. Quindi ho considerato anche il b quadro. Quindi proprio sulla falsa riga di quanto fatto prima rimangono questi due termini con la presenza delle funzioni trigonometriche, ok? Che vado a riscrivere, quindi ho meno 2x meno d x meno d, qui ci manca una f, è il doppio prodotto, quindi 2x meno d f coseno, x meno d f coseno di teta più alfa più gamma, e poi abbiamo quest'altro termine che è meno 2 f y per il seno di teta più alfa più gamma uguale a 0. Questa è la seconda equazione, e queste derivano, come abbiamo appena fatto, dallo sviluppo di queste due. Va bene? Ok. Allora possiamo andare ulteriormente avanti tenendo conto che l'angolo gamma è costante, perché è caratteristico di questo triangolo di Biella. Conviene tener conto di queste formule ben note dalla trigonometria, ma che vi riporto per comodità, cioè le formule di, diciamo, corrispondenti alla somma degli angoli. Quindi mi conviene scrivere il coseno in questo modo, cioè alfa più teta più gamma, ok? Cioè vado a raggruppare alfa e teta e ad isolare gamma. Mi riferisco in particolare ai termini che sono presenti nella seconda
equazione. E questo, come ben noto, si può scrivere in questo modo, cioè il prodotto dei coseni, coseno di alfa più teta coseno di gamma meno il seno di alfa più teta seno di gamma. Analogamente, per quanto riguarda il seno, sempre di alfa più teta più gamma, e qui abbiamo seno coseno, quindi seno di alfa più teta coseno di gamma più coseno di alfa più teta seno di gamma. Io ho semplicemente trascritto queste relazioni che sono ben note dalla trigonometria. Bene, nella seconda equazione possiamo chiamare sin d'ora questo termine con n, ok? Lo indichiamo con n, quel termine della seconda equazione. Quindi, proseguendo con lo sviluppo della seconda equazione, in cui compare seno e coseno della somma dei tre angoli teta alfa gamma, otteniamo quanto segue, cioè abbiamo n, che sarebbe tutto il termine che abbiamo appena posto in evidenza. Qui abbiamo meno 2x meno d f per il coseno, cioè per questo termine qui, ma che lo andiamo ad esplicitare in questo modo, ok? Quindi qui vado a scrivere proprio quella, cioè coseno di alfa più teta coseno di gamma meno il seno di alfa più teta seno di gamma, ok? Per quanto riguarda il termine coseno. Ma noi abbiamo ancora meno 2 fy per un seno di alfa più teta più gamma. Anche qui vado ad esplicitare in considerazione di questa formula, e quindi qui vado a scrivere seno di alfa più teta coseno di gamma più coseno di alfa più teta seno di gamma. Va bene? Il tutto uguale a zero. Ci sono allora un po' di passaggi da fare, ma possiamo già subito riconoscere che abbiamo questo termine coseno di alfa più teta, abbiamo un coseno di alfa più teta, così come abbiamo un seno di alfa più teta ed un seno di alfa più teta. Sviluppiamo ancora, quindi meno 2x meno d f coseno di alfa più teta coseno di gamma più 2x meno d f seno di alfa più teta seno di gamma, andiamo avanti, meno 2fy seno di alfa più teta coseno di gamma meno 2fy coseno di alfa più teta seno di gamma uguale a 0. E ora andiamo a raggruppare nel modo più conveniente. Quindi abbiamo ancora n meno
vado a mettere in evidenza coseno di alfa più teta, questo termine e questo termine, quindi posso scrivere quanto segue. Allora, qui ho un 2f coseno di alfa più teta che moltiplica x meno d coseno di gamma. F in evidenza coseno di alfa più teta, qui ho un y seno di gamma, va bene? Meno y seno di gamma, siccome il meno è in evidenza, qui c'è un più. In maniera analoga puntiamo l'attenzione sul seno di alfa più teta e seno di alfa più teta, quindi posso mettere anche in questo caso in evidenza meno 2f seno di alfa più teta che moltiplica x meno d sen gamma. E y, anche qui c'è più y coseno di gamma uguale a 0. Però qui è positivo, quindi qui ho un segno meno. Bene, allora vi riporto qui una serie di coefficienti che conviene, una serie di termini che possiamo indicare in maniera conveniente allo scopo di compattare queste equazioni, entrambe, la prima e la seconda, e quindi scriviamo quanto segue. Allora, abbiamo già posto che A è uguale a dx nella prima equazione, ma lo riportiamo anche qui per convenienza. B è uguale a dy, quindi facciamo le seguenti posizioni. Bene, introduco il termine C, che è uguale ad f y seno di gamma più x meno d coseno di gamma. Questo è C, praticamente sarebbe proprio questo termine qui. D è uguale ad f che moltiplica y coseno di gamma meno x meno d per il seno di gamma. Sto facendo riferimento a quest'altro termine che l'abbiamo indicato quindi con d. Andiamo avanti con le posizioni. Questi termini li abbiamo già indicati prima, ma li poniamo ulteriormente in evidenza per nostra comodità. Mi riferisco ad m, che ho indicato prima, che è quindi uguale ad x quadro più y quadro più e quadro meno a quadro. Ok, e ancora l'ultimo termine n, che è uguale a x meno d al quadrato più y quadro più f quadro
meno b quadro. Ok? Quindi teniamo a mente questi termini che abbiamo introdotto per convenienza nella rappresentazione di queste equazioni. Quindi, alla luce di queste posizioni, come diventano le due equazioni di riferimento? Le due equazioni di riferimento diventano le seguenti. Abbiamo 2a coseno di alfa più teta più 2b seno di alfa più teta, questo è uguale ad m. Ok? Stiamo facendo riferimento sempre alle stesse equazioni. Questa, per capirci, è la seconda equazione. Ok? L'espressione finale della seconda equazione. Mettiamola in evidenza. L'espressione finale della prima equazione è questa. Ok? Quindi sto semplicemente riscrivendo queste due equazioni alla luce di queste posizioni fatte, d'accordo? E quindi ho un 2a, se andiamo a controllare questa, vedete che qui abbiamo m, ok? Questo è m, poi c'è meno 2a coseno di alfa più teta, meno 2b seno di alfa più teta uguale a 0. Quindi porto m dall'altra parte, questi diventano positivi, e quindi posso scriverla in questo modo. Quindi questa è l'espressione della prima equazione, va bene? Analogamente vado a scrivere la seconda, ma l'ultima espressione che abbiamo ottenuto per la seconda equazione è questa qui. Allora, stesso discorso, questo è negativo, lo porto dalla parte opposta e quindi ho n al secondo membro piuttosto che n. Secondo membro ho n, al primo membro che cosa ho? Ho 2cf coseno di alfa più teta. Ok? Quindi 2c, no scusate, c comprende anche f, in effetti, eccolo qui, c comprende anche f. Anche qui B comprende anche F, in questo modo, ok? Quindi abbiamo 2C coseno di alfa più teta più 2D, questo termine, seno di alfa più teta uguale ad N. Quindi, sviluppando le equazioni come abbiamo fatto insieme, noi arriviamo a questa espressione. Bene, in questa espressione noi ci accorgiamo che questo non è nient'altro che un sistema lineare, possiamo vederlo così, come un sistema lineare di due equazioni nelle due incognite. Le incognite quali sono? Coseno di alfa più teta e seno di alfa più teta. Ok? Quando abbiamo a che fare con le equazioni trigonometriche o i sistemi di equazioni trigonometriche, dobbiamo trovare la via di venirne fuori, perché non è immediato, come stiamo vedendo insieme, giungere al risultato. Bene, se andiamo a vedere quindi queste due equazioni come un sistema di equazioni algebrico lineare, in cui le incognite sono, ripeto, coseno di alfa più teta e seno di alfa più teta, noi possiamo andare ad applicare la regola di Cramer, cioè le regole ben note dall'algebra lineare
per la risoluzione appunto dei sistemi di equazioni algebriche. E quindi possiamo scrivere quanto segue. Cioè, la prima incognita, il primo termine sarebbe il coseno di alfa più teta, questo lo posso scrivere come rapporto di V diviso W. Poi andiamo a spiegare cosa rappresentano questi termini. Seno di alfa più teta è uguale ad U diviso W. Posso vederla in questo modo, del resto già possiamo intuire cosa rappresentano. Evidentemente al denominatore abbiamo il determinante della matrice dei coefficienti e al numeratore naturalmente abbiamo il determinante della matrice ottenuta sostituendo la colonna dei termini noti corrispondentemente alla prima incognita e il determinante naturalmente della matrice ottenuta sostituendo la colonna dei termini noti sulla seconda colonna corrispondentemente a questa seconda incognita del sistema. Va bene? Regola di Cramer, niente di nuovo, niente di particolare. Bene, però da queste due, se io vado a quadrare e sommare, che cosa ottengo? Ottengo cos quadro sen quadro, che è uguale a 1, giusto? E quindi ottengo questa relazione molto importante, che in forma sintetica rappresenta proprio l'equazione della curva di Biell. Ok? Quindi ottengo, allora, cosen quadro di alfa più teta più sin quadro di alfa più teta, che è uguale a che cosa? È uguale a V quadro più U quadro diviso W al quadrato. Ma questo è uguale a 1 dalla regola della trigonometria e quindi otteniamo in maniera compatta V quadro più U quadro uguale a W al quadrato. Questa, seppure in forma compatta, rappresenta l'equazione della curva di Biell. È naturale che noi vogliamo saperne di più, ok? Vogliamo entrare un po' più nel dettaglio per capire quali sono le proprietà della curva di Biell. Quindi vogliamo giungere ad una forma un po' più familiare che ci consenta di fare delle considerazioni più legate alle applicazioni. Allora, come vi avevo già preannunciato, andiamo a vedere singolarmente il termine W. W, come vi ho detto, è il determinante della matrice di coefficienti di questo sistema algebrico lineare in due equazioni, due incognite, e quindi questo è uguale semplicemente a 2 A B C D. Andiamo a risolvere questo determinante. Banalmente abbiamo AD meno BC. Questo è il determinante della matrice coefficiente, però attenzione, perché A, B, C, D corrispondono a quei termini che abbiamo visto prima, quindi in realtà hanno un'espressione un po' più complicata. Cosa che andiamo a fare? Quindi qui abbiamo un 2 che moltiplica. Che cosa abbiamo? A di, i termini ce li abbiamo qui, quindi la A è uguale a x e la D è data da questa espressione. Quindi quando vado a considerare questo prodotto AD, in effetti cos'è che devo scrivere? Devo scrivere E F X E F X e poi devo andare a ricopiare il termine D, ma D è uguale a Y cosen gamma, quindi qui ho un Y coseno di gamma meno X meno D seno di gamma. Ok? Bene, questo sarebbe il primo termine,
primo termine intendo dire AD, e poi abbiamo meno, quindi più, meno BC, ma B è uguale ad EY, quindi qui posso scrivere EFY, che moltiplica C, F già l'ho considerato, ho Y seno di gamma, più x meno d che moltiplica il coseno di gamma. Perfetto, questa sarebbe l'espressione del W che poi rientra in questa equazione e rappresenta globalmente l'equazione di la curva, della curva di BL. Bene, allora dobbiamo cancellare qualcosa e quindi ci spostiamo di qua. Abbiamo trovato l'espressione del W, dobbiamo trovare le espressioni naturalmente di le espressioni di U e V. Però qui possiamo ancora fare qualche passaggio e lo riportiamo di qua. Quindi ancora sul W possiamo scrivere quanto segue. Allora qui abbiamo un 2 e F che moltiplica un XY coseno di gamma meno X per X meno D seno di gamma meno y quadro seno di gamma meno y per x meno d coseno di gamma. Ok? Chiaramente il tutto deriva da qui, quindi vedete che abbiamo messo in evidenza 2EF e poi semplicemente effettuato queste moltiplicazioni, quindi abbiamo xy cos gamma meno x per x meno d sen gamma, e qui ho un y quadro sen gamma più yx meno d coseno di gamma. Va bene? Quindi è un immediato sviluppo di quella relazione. Questa la possiamo sviluppare ulteriormente. Sviluppare ulteriormente possiamo scrivere 2EF ed abbiamo XY coseno di gamma meno X quadro seno di gamma più questo forse conviene, scusatemi, lasciarlo così com'è anziché svilupparlo. Qui lasciamo x per x meno d seno di gamma meno y quadro seno di gamma, e sviluppiamo questa che è uguale a meno xy coseno di gamma più y d coseno di gamma. E questo ci consente di eliminare questi due termini e giungere all'espressione finale del W che in maniera più compatta
è la seguente, cioè 2EF che è uguale a YB coseno di gamma. Qui posso mettere in evidenza il seno di gamma, quindi meno x per x meno d più y quadro seno di gamma. Seno di gamma, qui ci mettiamo una parentesi graffa, e abbiamo ottenuto questa espressione per quanto riguarda il W. Allora questa la andiamo a incorniciare, così ce la teniamo a mente. E andiamo avanti con lo sviluppo dei termini Q quadro. Cancello qui. E andiamo a considerare il termine V. Allora, tenendo conto questa è la matrice dei coefficienti, se vogliamo determinare come incognita il coseno di alfa più teta, dobbiamo fare riferimento alla V, ma la V consiste nel sostituire, qui ho un MN rispetto alla matrice dei coefficienti e quindi ho un 2B, scusate, questo è 2B diviso 2, cioè diviso e 2D all'interno di questa matrice. Il determinante di questa matrice è molto semplice, quindi abbiamo un 2bm meno 2bn e quindi anche qui possiamo scrivere 2bm meno bn. Questa è l'espressione della V che compare in questa equazione, perché poi alla fine bisogna sostituire tutto qui dentro per avere l'equazione finale della curva di Pierre. Allora, qui abbiamo 2 che moltiplica, dobbiamo andare a prendere D ed M, l'espressione di D è questa, l'espressione di M è quest'altra, quindi devo fare questo prodotto. Quindi ho F che moltiplica, devo semplicemente copiare qui, che moltiplica y coseno di gamma meno x meno d seno di gamma, e questo è d moltiplicato per m, ma m è uguale a x quadro più y quadro più e quadro meno a quadro, e ho considerato questo prodotto. Andiamo avanti, qui devo andare a considerare B, ma B è semplicemente EY, quindi ho un EY che moltiplica il termine N, ma N è dato da questa espressione, e quindi qui abbiamo un X meno D al quadrato più y quadro più f quadro meno b quadro, e chiudiamo la parentesi grafica. Questa la possiamo cancellare. E
Questa è l'espressione, dicevamo, del doppio V. È sufficiente per le considerazioni che dobbiamo fare lasciarla così, però dobbiamo andare a considerare anche l'espressione della U. Quindi questo termine è uguale a V che vado ad incorniciare, e andiamo ad esplicitare allo stesso modo anche il termine U che compare in questa equazione. In maniera analoga possiamo dire che U, sempre dall'applicazione delle regole dell'algebra lineare, quindi la U è uguale a la determinante, qui abbiamo 2A, 2C, vado a sostituire la colonna dei termini noti sulla seconda colonna della matrice dei coefficienti e quindi qui ho M ed N. Va bene? Quindi questa ottengo come risultato, sviluppando il determinante, quindi 2AN meno MC. Come al solito questi termini sono più complessi e sono incorniciati qui dentro. Quindi anche qui vado a sostituire e ottengo 2A che è semplicemente uguale ad x che moltiplica n, n è dato da questa espressione. Quindi qui ho x meno d al quadrato più y quadro più f quadro meno b quadro. E questo è il termine n, quindi ho definito il prodotto an meno m per c. M per c, m è questo, e quindi abbiamo x quadro più y quadro più e quadro meno a quadro, questo è m per c. E quindi qui abbiamo F che moltiplica Y sin gamma più X meno D coseno di gamma. Bene, questa è l'espressione qui possiamo cancellare, questa è l'espressione della U, anche questa la incorniciamo, quindi che vada qui. Ok, abbiamo quindi esplicitato i singoli termini che compaiono in questa equazione, quindi la V andrebbe sostituita qui dentro ed elevata al quadrato, la U andrebbe sostituita qui ed analogamente la W, ok? Quindi abbiamo le tre espressioni di U, V e W che vengono infilate qui dentro e questa globalmente rappresenta l'equazione della curva di Biela. Bene, come vedete non è un'operazione così semplice, ma noi adesso sotto questo aspetto ci fermiamo e facciamo alcune considerazioni, perché già siamo in condizioni di
di poter fare delle considerazioni interessanti. Bene, se noi andiamo a guardare singolarmente questi termini, ecco, guardiamo la V. La V sarebbe questa espressione. Ecco, se andiamo a vedere qui, noi abbiamo dei termini al quadrato, x quadro, y quadro, perché poi xy sono le coordinate del punto di Biela, no? E quindi naturalmente l'equazione finale algebrica in forma implicita è del tipo fxy uguale a 0, giusto? Quindi le variabili sono xy che definiscono la curva di Biela. Gamma è costante, giusto? Gamma è costante perché sarebbe questo angolo del triangolo di Biela e tutti gli altri sono delle lunghezze, no? F, D, B, E sono delle lunghezze. Quindi le variabili sono rimaste, giustamente, X ed Y. Non è stata un'operazione immediata, come avete visto, giungere dall'approccio, diciamo, che chiama in causa inevitabilmente la trigonometria, all'espressione in forma algebrica. Comunque, qui noi abbiamo x quadro y quadro moltiplicato, qui c'è una x, una y. Adesso, al di là dei passaggi che si possono anche fare, sono un po' laboriosi, ma insomma, niente di impossibile da fare, qui compare che cosa? Compaiono dei termini al cubo. Ci siete? Compaiono comunque dei termini al cubo in x e y. Questo per quanto riguarda la V. Per quanto riguarda la U, è la stessa cosa, perché come vedete qui abbiamo ancora un prodotto, qui ci sono dei termini quadratici, xy, e moltiplicati per una y, per una x, quindi al di là, diciamo, dei coefficienti, comunque anche qui escono fuori dei termini al cubo. Va bene? Se guardiamo qui, analogamente qui c'è un x al quadrato, un y quadro, moltiplicato da x, quindi anche qui c'è un x al cubo. Quindi globalmente il grado massimo della variabile o delle variabili xy è un grado 3, giusto? Sia per quanto riguarda la V che per quanto riguarda la U. Non ce n'è di più, ok? Il grado massimo è 3, sia qui che qui. Al secondo membro di questa equazione, che ripeto rappresenta in forma compatta l'equazione della curva di Biela, del quadrilatero articolato, e andiamo a vedere qui che cosa abbiamo. Abbiamo qualcosa di diverso perché ho un y quadro, un x quadro. Basta, il grado massimo delle variabili xy che sono presenti al secondo membro è 2, va bene? Però attenzione, perché qui ci sono dei quadrati, quindi in effetti facciamolo con un esempio, anche se è un'equazione diversa, non è l'equazione, diciamo, di nostro interesse in questo caso, ma supponiamo, forse ci capiamo meglio, se io ho una x al cubo, supponendo che questa in forma compatta sia la V, non è così, ma per semplificare le cose e capire il discorso, questa deve essere elevata al quadrato, giusto? Se la U fosse rappresentata, sottolineo non è questo il caso, ma fosse rappresentata da una y al cubo, abbiamo capito comunque che il grado massimo è 3, io avrei un y al cubo elevato al quadrato. E analogamente al secondo termine, immaginiamo di avere un termine di grado 2, perché così è, per quanto riguarda il grado c'è una corrispondenza perfetta, quindi immaginiamo qui di avere un xy che è comunque di secondo grado, giusto? Questo elevato al quadrato. In sostanza noi che cosa otterremo qui? Otterremo x alla sesta più y alla sesta meno x quadro y quadro uguale a 0, ok?
Questo è un esempio per sottolineare e confermare quanto abbiamo anticipato in diverse occasioni, che questa curva algebrica in XY è una curva algebrica di sesto grado, ok? Perché i termini U e V sono di terzo grado, elevato al quadrato diventano di sesto, la W è di secondo grado, elevato al quadrato diventa appunto di quarto, ma quello che ci interessa è che il grado massimo è 6. Quindi abbiamo dimostrato che la curva algebrica rappresentante la traiettoria di un punto di BL del quadrilatero articolato è una curva di sesto grado. Bene, a questo punto noi vogliamo anche capire almeno i punti fondamentali che riguardano le caratteristiche di questa traiettoria. È una curva algebrica di sesto grado. Ma che tipo di curva di sesto grado è? Ok? Ecco almeno gli elementi essenziali. Allora, a questo proposito sarebbe opportuno trasformare questa equazione in coordinate omogenee, in modo tale da inglobare anche i punti impropri. Allora, noi abbiamo già accennato in altre occasioni che questo può essere fatto con questo passaggio, cioè io posso dire che la x è uguale a una x1 diviso x con 0, quindi esprimere la coordinata x come rapporto x1 diviso x con 0, e lo posso fare. Analogamente la y è uguale a una x con 2 diviso x con 0, dove nel caso dei punti propri x con 0 è uguale a 1, se vi ricordate abbiamo parlato a proposito delle matrici di trasformazione di coordinate. Quando invece x con 0 è uguale a 0, naturalmente qui c'ho n su 0, quindi la x va all'infinito, e questo mi consente di andare a considerare anche i punti propri. Bene, allora potremmo fare tutti i passaggi, perché dovrei andare a sostituire ad ognuna di queste, cioè la W, la U e la V, questi termini, cioè passare dalla x ad x1 su x con 0, x con 2 diviso x con 0, ok? Ma forse possiamo, diciamo, già fare delle considerazioni senza fare tutti i passaggi intermedi, cosa che potreste fare naturalmente come esercizio. A noi cosa interessa? Interessa andare a vedere se la curva di Biella presenta dei punti di infinito, ok? Cioè se questa curva può risultare aperta, perché se ha dei punti di infinito risulta aperta, naturalmente ne può avere uno o più di uno. E come possiamo scoprire questo? Beh, dalla geometria analitica sappiamo che se esprimiamo l'equazione nel modo semplice, questo viene fatto con le coniche naturalmente, ma quelle sono curve algebriche di secondo, questa è una curva algebrica di sesto, però l'approccio naturalmente è lo stesso. Quindi noi vogliamo andare ad intersecare o a trovare le intersezioni di questa curva algebrica di sesto grado con la retta impropria. L'equazione della retta impropria è x con 0 uguale a 0, e possiamo mettere a sistema questa equazione in coordinate omogenee con l'equazione della retta impropria che è x con 0 uguale a 0. E da lì vengono fuori le intersezioni per sapere quanti punti impropri ci sono nella curva di Biella. Bene, questo approccio inevitabilmente teorico, che certo è poco intuitivo, ha delle ricadute, delle applicazioni importanti, perché questo mi consente di capire se nello scegliere un particolare punto di Biella posso trovarmi davanti una traiettoria aperta o chiusa,
non è poco, no? Cercare di capire questo e dimostrarlo matematicamente. Bene, al di là di tutti i passaggi che comunque possono essere fatti, sono laboriosi ma comunque semplici, perché si tratta semplicemente di sostituire quelle dentro queste espressioni, noi possiamo fare delle considerazioni già abbastanza dirette, perché noi abbiamo capito che qui ho due termini di sesto grado e qui ho un termine che è di quarto grado, quindi è di grado inferiore a questo. Allora, siccome l'x con 0, vedete, è al denominatore, se io vado a sostituire dove volete, no? Qui per esempio, se punto l'attenzione su questo termine, io ho un x quadro. Se vado a sostituire, ho un x1 quadro diviso x con 0 quadro, va bene? Ma lo devo moltiplicare per la x che sta qui, quindi anche questa è un x1 su x con 0. Morale della favola, in questo termine si tratta di fare dei passaggi, però quello che ottengo al denominatore è un x con 0 al cubo. Ci siete? Analogamente, per quanto riguarda la v, al denominatore, perché naturalmente se il numeratore è al cubo, anche il denominatore è al cubo, no? Quindi anche qui, facendo la sostituzione, otteniamo 1 su x con 0 al cubo. Naturalmente al numeratore ci saranno una serie di termini. Va bene? Per quanto riguarda invece il secondo membro di questa equazione, è tutto riportato qui, come vedete io ho un y quadro. Se vado a sostituire a y quadro x con 2 su x con 0, al denominatore ho un x con 0, poi farò un minimo volo multiplo, alla fine ho un x con 0 quadro al denominatore. Ci siete? Quindi, per quanto riguarda la W, noi abbiamo un x con 0 quadro al denominatore, va bene? Qui ho un x con 0 al cubo, qui ho un x con 0 al cubo, va bene? Quando io vado a sostituire qui dentro, ciascuno di questi termini viene elevato al quadrato. Quindi vorrà dire che per quanto riguarda questo termine avrò al denominatore un x con 0 alla sesta. Qui avrò un x con 0 alla sesta e qui avrò un x con 0 alla quarta. Va bene? Perché vi dico questo? Perché essendo questi di grado superiore, naturalmente, se io vado a moltiplicare per x con 0 alla sesta, qui al denominatore non c'ho più niente, da quest'altra parte io devo moltiplicare per un x con 0 al quadrato. Ma se metto a sistema con la retta impropria dove x con 0 è uguale a 0, tutto questo discorso mi porta a dire che questo termine in coordinate omogenee, intersecato però con la retta impropria, quindi per x con 0 uguale a 0, questo va a 0. Ok? Tutto questo ragionamento, un po' raccontato, ma che potete facilmente verificare, mi porta a dire che questo termine va a 0. Vi do direttamente l'espressione finale della soluzione di questo sistema in coordinate omogenee, e la soluzione finale è la seguente, che poi possiamo ritornare alle coordinate, le coordinate xy, e quindi ottengo questo x quadro più y quadro al cubo, che moltiplica f quadro più e quadro meno 2ef coseno di gamma uguale a 0. Questo è quanto otteniamo, ripeto, mettendo a sistema la curva di Biella, con la retta impropria. Va bene? Otteniamo questo, e questo risultato è molto interessante. Perché se andiamo a puntare l'attenzione sul secondo fattore di questa moltiplicazione,
questo termine è praticamente, ha un significato fisico, perché se andiamo a guardare la figura di partenza del quadrilatero articolato, qui ho un F quadro e quadro meno 2EF cos gamma, è il teorema di Carnot. Teorema di Carnot, e quindi vuol dire che questo è uguale a che cosa? Alla distanza al quadrato nel rispetto del teorema di Carnot, cioè alla distanza AB. Quindi questo termine rappresenta la distanza AB, che poi l'abbiamo indicata con C, elevata al quadrato, dal teorema di Carnot. Perché sottolineo questo aspetto? Perché vuol dire che questo termine non sarà mai uguale a zero, perché se fosse uguale a zero vorrebbe dire che A coincide con D, ma se A coincide con D io non c'ho più quadrilatero, giusto? Cioè otterrei una figura di questo tipo. Quindi questo è A che coincide con B, questo è A0 e questo è B0. Otterrei un arco a tre cerniere, perché la biella è diventata di lunghezza nulla, quindi non ha significato fisico, perché noi stiamo considerando il quadrilatero. Quindi morale della favola, che questo termine non sarà mai uguale a zero. Quindi dov'è che trovo effettivamente le intersezioni della curva di Biella con la retta impropria? Cioè dov'è che trovo i punti impropri di Biella? È uguagliando a zero questo termine qui, giusto? È perché questo è un prodotto, teoricamente si potrebbe annullare questo o quest'altro, ma abbiamo già detto che questo non si annulla mai, altrimenti perdo significato fisico, quindi le uniche soluzioni si hanno quando si annulla questo termine. Questo termine è un po' particolare, che ce lo troveremo davanti anche in altre occasioni. Ancora una volta devo richiamare dei concetti importanti della geometria analitica. Infatti, abbiamo detto che da lì noi dobbiamo considerare le intersezioni x quadro più y quadro tutto al cubo uguale a zero. Ok? Quindi abbiamo questo cubo che sta ad indicare molteplicità 3 e poi ho la somma di due quadrati. Bene, voi ricordate senz'altro che la differenza di due quadrati si fattorizza come somma per differenza. Ma come si fattorizza la somma di due quadrati? Si può ugualmente fattorizzare, ma dobbiamo muoverci nel campo dei numeri complessi. Quindi la somma dei due quadrati può essere fattorizzata in questo modo: y più ix che moltiplica y meno ix, il tutto elevato al cubo uguale a zero. Cioè devo passare ai numeri immaginari. Tanto è vero che se voi andate a fare questo prodotto, che cosa otteniamo? Y quadro. Qui ho un i quadro, ma i è il numero immaginario, radice di meno 1, il quadrato è uguale a 1, anzi a meno 1. Quindi otteniamo l'x quadro e i due doppi prodotti si semplificano, insomma. Una banale verifica che se andate a fare questo prodotto ritorniamo alla somma di due quadrati. Quindi posso andare a fattorizzare in questo modo. Fattorizzando in quel modo, noi dobbiamo sempre rispettare questa equazione, che cosa dobbiamo imporre? Dobbiamo imporre che sia uguale a zero questo fattore, cioè y più ix uguale a zero, e devo andare a imporre ancora che y meno ix sia uguale a zero. Ma queste che cosa sono? Sono le equazioni di due rette.
perché qui ottengo che cosa? Ottengo y che è uguale, vabbè, compattando più o meno i x. Queste sono le soluzioni che noi otteniamo. Che cos'è? È l'equazione di una retta passante per l'origine del sistema di riferimento i cui coefficienti angolari sono rappresentati dai numeri immaginari. Ok? Abbiamo delle direzioni e non delle coordinate perché stiamo parlando di punti impropri. Quindi sono dei punti impropri rappresentati da queste direzioni, ma sono dei particolari punti impropri, sono i punti ciclici. Ok? I punti ciclici, quindi sono i punti complessi coniugati che sono presenti sulla rete impropria. Quindi non soltanto sono all'infinito, sono anche numeri complessi. Va bene? E ancora abbiamo questo cubo, quindi ho molteplicità 3. Quindi che vuol dire? Che io ho due intersezioni della curva di Biella con la retta impropria che sta nei punti ciclici, ma queste due intersezioni le devo considerare con molteplicità 3. Quindi per ogni punto ciclico la curva di Biella ci passa 3 volte. Allora se passa 3 volte nel primo punto ciclico e altre 3 nel secondo punto ciclico, quante intersezioni ha in totale, in considerazione anche della molteplicità? 6. Ok? Bene, queste considerazioni teoriche, come al solito, hanno delle conseguenze pratiche, perché cosa vuol dire? Se la curva algebrica è di sesto grado, questo l'abbiamo detto più volte, dal teorema di Bézout, intersecata con una retta che è rappresentata da una curva algebrica di primo grado, quante intersezioni ha contando ciascuna con la propria molteplicità? 6, giusto? Al massimo. Ma tutte queste 6 stanno sulla retta impropria. Morale della favola: non c'è nessun punto improprio reale. Ci sono 6 punti propri che sono nel campo immaginario. E quindi tutte le curve di Biella sono chiuse, perché non c'è nessun punto improprio, nessun asintoto della curva di Biella, perché tutte e 6 le intersezioni possibili con la retta impropria corrispondono ai punti ciclici. Non vi dimenticate che per i punti ciclici passano anche tutte le circonferenze del piano. Tutte le circonferenze del piano passano per i punti ciclici. Tant'è vero che se voi andate a mettere a sistema due circonferenze, quanti punti di intersezione dovreste ottenere dal teorema di Bézout? Entrambe sono di secondo grado, 2 per 2, 4, 4 intersezioni. E invece se voi prendete due circonferenze, quante intersezioni avete? 2 al massimo. Poi questi due punti possono essere coincidenti oppure possono essere complessi coniugati se non si toccano queste due circonferenze. Ma gli altri due punti dove sono andati a finire? Gli altri due punti sono i punti ciclici. Ok? Ecco perché rimangono soltanto due intersezioni possibili nel campo reale, perché le altre due sono per i punti ciclici. E i punti ciclici sono dei punti impropri con coefficiente angolare della retta che li rappresenta, che è un numero immaginario. Bene, quindi a conclusione del discorso noi possiamo caratterizzare la curva algebrica di Biella, che viene conosciuta anche come una sestica tricircolare. Quindi sestica perché è una curva algebrica di sesto grado, tricircolare perché passa 3 volte per i punti ciclici. Quindi sestica tricircolare.
la conclusione pratica più importante è che noi abbiamo comunque delle curve chiuse. Non è sempre così, perché avremo a che fare probabilmente già dalla prossima lezione con curve algebriche diverse, e non è detto che siano chiuse, no? Che possono risultare aperte nel momento in cui hanno una intersezione reale con la retta ipotesi.